La Chiesa usa i suoi mezzi per i poveri e nessuno può negare che è l'ente più importante del mondo che lava i piedi ai poveri. Un San Francesco con i suoi frati nei confronti dei lebbrosi, un Padre Pio con la Casa Sollievo e tanti altri, e nell'ultima Santa Teresa di Calcutta. Questi atteggiamenti contrastanti in seguito alla risurrezione di Gesù. Chi crede in Gesù e chi si affossa nell'odio contro di Lui. Abbiamo ascoltato qualche volta, più di una volta, nella parabola del ricco Epulone, le parole di Abramo: anche se uno risuscita dai morti, non crederanno perché non credono nelle Scritture. In questi tempi la fede vacilla a causa della pandemia che colpisce indiscriminatamente. Molti si domandano perché. Ecco, noi siamo invitati a volgere il nostro sguardo questa settimana alla passione di Cristo, all'offerta della sua vita per la nostra salvezza. Sono momenti di prova per tutti, ma a noi è presentato Gesù in croce, che è il simbolo di tutti i crocifissi e i sofferenti del mondo.